Agop Baronian, nato nel 1843 nella parte europea della Turchia ad Adrianopoli, oggi Edirne, al confine tra Grecia e Bulgaria. È considerato il pioniere della letteratura satirica armena moderna e uno dei volti della letteratura classica degli anni 70 e 80 del XIX secolo. Nonostante la sua famiglia fosse molto povera e potesse permettersi una istruzione minima, Baronian parlava correttamente, oltre all'armeno, il francese, il greco e l'italiano, che gli permisero di conoscere i rispettivi teatri. Nel 1863 si trasferisce a Costantinopoli, dove lavora per diverse riviste come corriere, e come professore e attore viene a contatto con intellettuali e autori della rivista Meru, cioè Ape, entrando nel mondo della letteratura teatrale e scrivendo le opere Il servitore dei due padroni e Il dentista orientale. Diviene direttore della rivista Meru nel 1872 e inizia così a farsi conoscere nel mondo della letteratura teatrale, anche attraverso opere quali Previsioni teatrali, Corrispondenza giornalistica, Dizionario del teatro, Diari nazionali e I notabili nazionali. Nel 1880 Baronian pubblica l'opera Il quaderno dello sciocco e, 6 anni più tardi, fonda il periodico Il Sofista, anni in cui verranno pubblicate le sue opere più importanti, quali Fratello Bagdasar, I racconti dei morti, I danni delle buone maniere. Coi suoi scritti, ricchi di eventi e dialoghi vivaci e improvvisati, Baronian diede nuovo impulso non solo al movimento letterario di quel periodo, ma anche allo sviluppo del pensiero democratico. Le sue osservazioni sarcastiche conservano il loro significato e la loro veridicità fino ai nostri giorni, in quanto prende di mira l'ingiustizia esercitata sulle masse oppresse, la prepotenza della borghesia, il regime del sultano e la politica ingannevole dei paesi occidentali. Baronian si ribella alla corruzione affermando: ci sono morti che devono essere uccisi. La satira di Baronian è autentica e combattiva e presentava al popolo la verità dei fatti con profondo realismo.
I suoi scritti sono usciti dal quadro nazionale e sono entrati nel novero della letteratura mondiale. Molte delle sue opere, infatti, vengono rappresentate in teatri internazionali. I suoi romanzi, in particolare, sono duttili e facilmente adattabili per il palcoscenico, come, ad esempio, il romanzo satirico Mezabadiv Muratsganner, I mendicanti nobili, pubblicato nel 1887, che critica l'avarizia e la vanità umana, caratteristiche possedute da tutti i personaggi della storia, che rivelano di essere idioti o bugiardi, o entrambe le cose. Si tratta di un vasto assortimento di ciarlatani, editori, giornalisti, poeti, medici, preti, avvocati, che si recano dal protagonista del romanzo a Pisohom Aga, un ricco commerciante di Trebisonda, per offrirgli il proprio aiuto, ma soprattutto per ricevere in cambio i suoi favori. L'autore sembra farsi beffe di loro, ma in realtà la sua critica è rivolta soprattutto alla società che li ha resi tali. È evidente lo scontro tra l'egoismo e l'individualismo imperanti e i più nobili principi del servizio pubblico, nucleo dei i mendicanti nobili, e non sembra affatto lontano dalla situazione attuale, poiché nell'Armenia del XIX secolo, così come nel mondo odierno, tutto ruota intorno al denaro e al tornaconto personale. Si può quindi affermare che quest'opera, sebbene rappresenti una società ben precisa, abbia un carattere universale e può essere adattata per il teatro odierno, così come è già avvenuto. Cambiare tutto per non cambiare niente, potremmo dire, con un adagio tristemente eterno. La vita di Baronian conosce una profonda crisi dopo che il periodico Il Sofista cessa la sua attività, costringendo lo scrittore intellettuale a guadagnarsi da vivere come insegnante e bibliotecario. Si ammalerà di tubercolosi e morirà nel 1891. Thank you.